Benvenuti alla nuova puntata di Nativi Americani Ieri e Oggi. In questa nuova puntata parleremo della battaglia del Little Bighorn di Custer e diciamo faremo una panoramica di quello che è successo. Innanzitutto è un episodio famosissimo, forse il più famoso della guerra tra nativi americani e uomini bianchi e quindi viene ricordata con particolare piacere in realtà, insomma, dai nativi americani, in particolare dai Lakota. Ecco cosa ha detto una donna Lakota durante una cerimonia di inizio di un Wachipi a Roosevelt. Wachipi è la parola che usano i Lakota per definire il powwow, quindi la festa annuale della tribù, la celebrazione annuale della tribù viene chiamata powwow da tutte le tribù, tranne che appunto i Lakota, che lo chiamano Wachipi. E eravamo appunto a Roosevelt, che è la Roosevelt Sioux Reservation, è la riserva dei Siachu Lakota in Sud Dakota. Ricordiamo con orgoglio il giorno in cui conquistammo la bandiera americana, strappandola al settimo cavalleggeri e sconfiggendo Custer e l'esercito dei bianchi a Little Bighorn il 26 giugno del 1876. Noi siamo la discendenza di questi guerrieri. Questo è il nostro fiero popolo. E con voce tonante questa donna Lakota fece questa apertura del suo discorso e dal suo tono sembrava che fosse successo pochi giorni prima e non oltre 140 anni prima, insomma. Vediamo quali sono, insomma, gli eventi che hanno portato alla famosa battaglia di Little Bighorn. Appunto perché le Black Hills erano e sono tuttora sacre nella religione Lakota, e il governo degli Stati Uniti, durante il famoso trattato di Fort Laramie del 1868, di cui abbiamo parlato nella sesta puntata, ricordiamo, a fin di pace garantì che esse, le Black Hills, sarebbero state per sempre parte della riserva Lakota, la Great Sioux Reservation. Si erano fatti i conti però senza l'oste. Infatti nel 1874, come abbiamo visto, fu proprio Custer a condurre la spedizione esplorativa delle Black Hills che portò alla scoperta dell'oro in quella regione e alla successiva Gold Rush, corsa all'oro. Una vera e propria invasione di cercatori d'oro, avventurieri bianchi si precipitarono come locuste sulle terre dei Lakota e da questi fatti insorse proprio la Great Sioux War, chiamata anche Guerra delle Black Hills. Gli Stati Uniti, in fin dei conti, decisero di riprendersi la terra sacra ai Sioux Lakota, nonostante i patti siglati. E la battaglia del Little Bighorn fu l'epilogo per Custer, che era doppiamente colpevole agli occhi dei Lakota. Sia era l'artefice della scoperta dell'oro durante la spedizione, e sia era avversario sul campo come nemico Wasiku. Wasiku in lingua Lakota significa uomo bianco. Non è un complimento. Immaginate un popolo tradito e pugnalato alle spalle che accetta di lasciare il proprio immenso territorio per ritirarsi in una riserva e vedersela poi strappare a causa delle ricchezze del sottosuolo. Le Black Hills prima promesse e poi strappate. Come non andare in guerra?
Il governo degli Stati Uniti si riprese in sostanza le Black Hills e in Francia il trattato di Fort Laramie. Nel 1889, inoltre, contro la volontà dei Lakota, smembrò la riserva Sioux, dividendola inizialmente in cinque piccole riserve e vendendo tutta la terra rimanente, originariamente destinata ai nativi, vendendola ai bianchi. A novembre 1875 fu ordinato a tutti gli agenti indiani del Bureau of Indian Affairs di richiamare le tribù presso le agenzie della Great Sioux Reservation. Attenzione, in ogni riserva c'era un'agenzia indiana che era condotta, diretta da un agente indiano che dipendeva dal Bureau of Indian Affairs. Quindi in sostanza questi agenti indiani, che erano ovviamente normalmente sempre bianchi, controllavano, avevano il controllo, insomma, delle riserve, quindi dispensavano le famose razioni di cibo, come dicevamo la volta scorsa, e controllavano che tutto fosse, diciamo, regolare, che questi nativi americani, insomma, seguissero le mille regole imposte a loro. Tornando al discorso della convocazione, questo richiamo presso le agenzie, fu deciso che se i Lakota non avessero risposto alla convocazione, si era premeditato di sferrare l'attacco massivo dell'esercito contro di loro. E questo era un ottimo pretesto, serie, se venite nelle agenzie, vi presentate tutti nelle agenzie, ok, a posto, dovete presentarvi. In realtà, in tempi brevi, perché stiamo parlando di novembre e quindi la data ultima 31 gennaio, quindi c'erano, diciamo, poco più di 2 mesi per presentarsi, sarebbe stato impossibile avvisare del rendezvous tutti i capi e le bande. Per tutto perché c'era appunto l'inverno di mezzo, che era un periodo estremamente avverso per viaggiare, spostarsi, informare tutti, e poi anche perché appunto i tempi erano proprio brevi. Quindi era già un modo premeditato di dire: ok, non si presenteranno, quindi inizieremo la guerra. Così, l'8 febbraio 1876, quindi pensate, era tutto pronto perché la scadenza era il 31 gennaio, l'8 febbraio, tutto pronto, il generale Sheridan, via telegrafo, impartì l'ordine a Crook e Terry di attaccare gli indiani ostili, semplicemente perché non si erano presentati. Nel frattempo, dall'altro lato, quindi c'erano i Lakota nemici, dall'altro lato c'erano i Crow, che si erano confermati amici e alleati degli Stati Uniti, fornendo gli scout alla guida delle colonne dell'esercito per la guerra sia contro i Lakota che contro i Cheyenne. Quindi per questa guerra, apriamo una piccola parentesi per dire che i Crow in realtà erano nemici dei Lakota, dei Cheyenne e di altre tribù che circondavano il loro territorio, per cui fondamentalmente questa alleanza con l'uomo bianco fu in un certo modo indotta, fu una scelta, ma fu quasi una scelta obbligata, perché ovviamente non potevano allearsi con gli acerrimi nemici da centinaia di anni, ad esempio con i Lakota. Quindi, nella guerra contro i Sioux Lakota, i Cheyenne e gli Arapaho, colonnello Gibbon negoziò l'alleanza dei Crow, che accettarono insieme agli Shoshoni, e selezionò nuovi scout alla riserva Crow. Più di 150 Crow aiutarono la colonna Wyoming del generale Crook a scovare i Lakota di Cavallo Pazzo, e poi il 17 giugno a Rosebud Creek
salvarono il generale Crook e i suoi uomini da una fine simile a quella del generale Custer, che avvenne solo pochi giorni dopo. Nella battaglia di Rosebud, i Crow e gli Shoshoni combatterono a fianco dell'esercito americano contro i Cheyenne di Due Lune e la Lakota di Cavallo Pazzo. I Cheyenne insultarono i Crow e li chiamarono Donniccioli per questa loro alleanza con i bianchi. Nonostante la schiacciante inferiorità numerica e una scarsità di armi da fuoco, i Lakota e gli alleati Cheyenne diedero del filo da torcere all'esercito americano. E dopo la battaglia di Rosebud, Crook dichiarò una alquanto dubbia vittoria. 8 giorni dopo si arrivò all'epica battaglia di Little Bighorn. Buona parte degli scout Crow selezionati da Gibbon passarono sotto il generale George Armstrong Custer e il suo settimo cavaliere. Il 25 giugno del 1876 avvenne la famosa sconfitta di Custer a Little Bighorn, dove Custer stesso e 270 uomini, inclusi alcuni scout Crow, persero la vita. Quindi sul territorio Crow, il 25 giugno 1876, si fronteggiarono da un lato Lakota, Dakota, Cheyenne e Arapaho e dall'altro il settimo cavalleggeri dell'esercito al comando di Custer, appoggiato dalle guide scout Crow e Arikara, acerrimi nemici da sempre, come abbiamo detto, di Lakota e Cheyenne. Tra i condottieri indiani c'era Cavallo Pazzo degli Oglala Lakota, Toro Seduto, che peraltro pare non abbia combattuto sul campo, ma solo diciamo diretto e orientato la battaglia, e Capo Gal degli Ukpapa. Durante la Sundance tenuta ai primi di giugno, quindi una ventina di giorni prima, Toro Seduto aveva avuto la visione di soldati che cadevano come cavallette dal cielo. Quindi era una profezia quella di Toro Seduto. La vittoria dei nativi americani, come la storia ci riporta, fu schiacciante. Fiumi di pagine sono stati versati sulla epica battaglia e il sito storico del Little Bighorn, che è situato sulla riserva Crow in Montana, ma è di proprietà degli Stati Uniti, questo come dono di Plenty Coop, un capo Crow all'inizio del Novecento, praticamente, e questa attrazione riceve ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Dalla parte dei bianchi, Custer fu per lo più santificato come eroe martire. Dalla parte dei Lakota, invece, ancora oggi, ogni anno, si celebra la vittoria del Little Bighorn, come abbiamo visto, della donna Lakota prima. Tra i Lakota c'è tuttora la disputa su chi abbia ucciso Custer, un onore conteso tra i discendenti dei guerrieri presenti nel 1876. C'è da dire che io stessa ho conosciuto, diciamo, un paio di persone, insomma, che dicevano che il loro antenato era stato quello che veramente aveva ucciso Custer. Ed è una storia molto dibattuta e non c'è stata mai una risposta precisa sul fatto di chi abbia ucciso Custer. Il suo corpo fu trovato, insomma, riconoscibile, ma in condizioni, diciamo, non onorevoli, se vogliamo. Non entriamo nel dettaglio, magari se vogliamo ne parliamo più avanti, in un'altra puntata. Insomma, questa su chi ha ucciso Custer è una vera e propria disputa irrisolta. Comunque,
quella del Little Bighorn rimane una battaglia che per molti versi è un simbolo indiscusso di tutte le guerre tra uomini bianchi e uomini rossi. Gli eventi della clamorosa sconfitta in cui Custer perse la vita insieme a circa 270, chi dice 262, chi 270 soldati e scout, sono stati questi eventi girati e rigirati come un calzino, cercando e additando colpevoli e innocenti in quei 25-26 giugno del 1876, che videro comunque i Lakota Sioux, gli Arapaho e i Cheyenne vittoriosi per un glorioso momento contro l'esercito degli Stati Uniti. E poi ovviamente arrivarono le conseguenze di questa vittoria, insomma, perché chiaramente, insomma, gliela fecero purtroppo pagare molto cara. Oggi annualmente, tenete presente questo, che si tengono due ricostruzioni dell'epica battaglia, una in territorio Crow, nelle vicinanze del Little Bighorn, organizzata dai nativi americani, e l'altra nelle vicinanze di Hardin, sempre in territorio del Montana, organizzata invece dai bianchi. Sono entrambe in costumi d'epoca, con armi, cavalli e tutto il necessario per creare un'atmosfera unica ed emozionante. Quale delle due scegliere? Io non avrei dubbio, sceglierei quella organizzata dai nativi americani. Però nel dubbio è comunque indiscutibile che si debba sicuramente fare una visita al Custer Battlefield Museum, il museo della battaglia, accanto al quale si spargono le tombe dei caduti. Anche il cimitero è assolutamente, diciamo, da visitare. È appunto territorio, diciamo, degli Stati Uniti, all'interno questo campo di battaglia, all'interno, insomma, di quella che è la riserva Crow, perché sicuramente, insomma, come tutti i nativi, anche i Crow non sono stati bravi a pensare al discorso del business, quindi dei visitatori e così via. Questa è una realtà indiscussa. Quindi, chiudendo qui questa puntata di oggi, un episodio veramente che viene ricordato con orgoglio come vittorioso dalla Cota, ma un episodio che ha portato sconforto enorme, insomma, all'esercito americano, ma purtroppo ha istigato a una vendetta tragica e durissima. Grazie.